Lo stretto è segnato sulla carta nautica e anche le luci di segnalazione. Allora cosa c'è che non va? Quelle luci non sono posizionate nel modo giusto. Sono entrambe fuori posto rispetto alla carta. Due boe luminose indicano un passaggio sicuro in tutto il mondo. Ma non possiamo essere certi che lo indichino anche qui. Guarda, le acque sono poco profonde in prossimità dell'isola, mentre lo sono vicino al continente. Voi avete visto il capitano oggi? No, non è venuto giù a cena. E non è venuto neanche a pranzo. Non ha lasciato la plancia da quando hai deciso di passare per lo stretto. Di un po', dove vuoi arrivare? Da quando ieri gli hai dato l'ordine di tagliare attraverso lo stretto, si è innervosito. C'è qualcosa che non va e mi sto innervosendo anch'io. Cosa consigli per calmare i nervi, dottore? Dagli un bicchiere di scotch. Diamogli tutta la bottiglia. Vacci piano, sono nervoso anch'io. Ecco, dottore. La medicina di cui hai bisogno. Beh, forse hai ragione. Sì, è proprio la migliore. Buonasera, capitano. Buonasera, signore. Posso parlarle? Sì, certamente. Dica pure. Puntiamo allo stretto fra l'isola Break e il continente. Bene. Ma le boe sono un po' distanziate rispetto alla carta. Oh, ma le carte non sono mai aggiornate in questa parte dell'oceano e lei lo sa. Lo so, signore, ma l'isola Break non significa niente per lei? Non più di tanto. Se potessi parlare col signor Rainsford. Ma Bob non è un marinaio, è un cacciatore. Ha fatto molti di questi viaggi. È giovane, ma ha esperienza. Lo chiamo io. Ehi, Bob. Bob. Che c'è? Puoi venire qui, per favore? Subito. Cosa la preoccupa, capitano? Non ci sono più barriere coralline. Gli squali infestano le acque di tutto il mondo e queste più che mai. Ehi, dai un'occhiata qua. Non sei un bravo cacciatore, dottore, ma sei un gran fotografo. Se ti avessimo avuto con noi nel viaggio a Sumatra, avrei la nave piena di foto. Se fossi venuto con voi a Sumatra, ora non sarei su questa nave. E qui c'è il nostro meraviglioso comandante. Che cosa c'è? Questi vecchi lupi di mare raccontano storie per divertirsi e finiscono col crederci. Volevo sapesse che le boe dello stretto non sono nella posizione riportata dalla carta. Ah. Beh, e voi che ne pensate? Credo che dovremmo tornare indietro e prendere il percorso esterno. No, un momento. Così assolutamente siamo troppo. Manteniamo la rotta. Va bene, signore. La nave è sua. E la goletta Hesperus navigò nel gelido mare. No, un momento, amici. Sia ben chiara una cosa. Non è necessario correre rischi. Rischi? Questa è bella detta da uno che passeggia facendosi respirare in faccia dalle tigri. Ecco, date un'occhiata qua. E poi parla di non correre rischi. Il dottore che attacca il nemico con una macchina fotografica. E guarda l'espressione che ha il dottore, Bill. Sembra più spaventato lui della tigre. No, E cosa ti frullava per la testa, dottore? Sai cosa mi frullava per la testa? Stavo pensando all'incoerenza della cosiddetta civiltà. L'animale della giungla che uccide solo per la sua sopravvivenza viene definito selvaggio. L'uomo che uccide solo per sport viene definito civile. Già, è vero. È una contraddizione, non credi? No, un momento. Cosa ti fa pensare che per l'animale non sia uno sport proprio come lo è per l'uomo? Ecco, prendiamo questo tipetto qua. Non c'è stata una volta che non sarebbe potuto fuggire. Non ha voluto. Gli interessava dare la caccia a me. Non mi odiava perché mi avvicinavo a lui più di quanto lo odiassi io perché voleva attaccarmi. Morale della favola, ci ammiravamo. Può darsi. Ma tu faresti a cambio di posto con la tigre? Beh, non adesso. Di nuovo questa donna del malaugurio. È la terza volta stasera. Qua, falle mischiare a me. Ehi, aspetta, non cambiare discorso. Sì, ha ragione. Ti avevo fatto una domanda. Sì. Davvero? L'ho dimenticata. Oh, non fare il furbo. Ti ho chiesto se considereresti la caccia uno sport se tu fossi la tigre invece del cacciatore. Già, va, ti rispondi, Bob. Questa è una cosa che non dovrò mai stabilire. Ah, no? Ascoltatemi bene. A questo mondo ci sono due tipi di popolazioni, i cacciatori e le prede. Per fortuna io sono un cacciatore e niente potrà cambiare le cose. Attenti! Che è successo? No, si sente! Aiuto! Stiamo tagliando! Ehi, laggiù, sala macchine. Il locale caldaia è allagato. Dovete mettervi tutti in salvo. Thank you.
Aiuto! Nessuno in vista. Nessuno in vista tranne noi due. Rainsford! Uno squalo! Aiuto! No. Squali! No! Mi ha preso! C'è qualcuno? Ehi, non c'è nessuno in casa? Ah, salve. È casa sua? Ho bisogno di aiuto, sono un naufrago. La mia nave è affondata con l'equipaggio. Ho raggiunto la riva e ho trovato questo posto per caso. Non vorrei doverla importunare, ma sono davvero nei guai. Lei non capisce l'inglese, signore? Ivan non è in grado di parlare alcuna lingua. Ha la sfortuna di essere muto, poveretto. Ah, salve. Lei è il padrone di casa? Sì. Benvenuto nella mia modesta fortezza. Fortezza? Un tempo lo era. Fu costruita dai portoghesi secoli or sono. Ho fatto restaurare le rovine per ricavarne la mia abitazione. Io sono il conte Zaroff. Io sono Robert Rainsford.
Lieto di conoscerla. Molto lieto. Ah, già. Sa, Ivan è cosacco. Temo che, come tutti i miei amici compatrioti, sia un po' selvaggio. Sorridi, Ivan. Ulitnis! Cercavo di spiegargli che c'è stato un naufragio all'ingresso dello stretto. Santo cielo, deve essere stata un'esperienza terribile. E stava dicendo che è l'unico sopravvissuto? Sì, temo proprio di sì. Ne è sicuro? Non sarei venuto via se non lo fossi stato. Tutto l'equipaggio, i miei più cari amici. È incredibile. Già, certe cose ci sembrano sempre incredibili. La morte riguarda gli altri, non ci deve toccare personalmente. È la stessa sensazione che avevano molti dei miei ospiti. Dei suoi ospiti? Intende dire che è già accaduto? Mio caro amico, abbiamo tuttora in questa casa alcuni dei sopravvissuti agli ultimi naufragi. Sembrerebbe quasi che quest'isola sia maledetta. Anche il capitano ha detto così. Ma credeva che fosse disabitata. Noi cosacchi troviamo la nostra ispirazione nella solitudine. Purtroppo sono molto scosso. La mia casa è la sua casa. Credo che come prima cosa vorrà cambiarsi. Il suo abbigliamento è mal ridotto. Sì, è ridotto come il mio stato d'animo. Già, ho alcuni abiti da caccia piuttosto ampi nei quali i miei ospiti possono comodamente entrare. Odvidi Ivo, cragni tu come tu. Ivan la accompagnerà nella sua Grazie. Stanza. Lì troverà anche qualcosa da bere ad alta gradazione. Grazie infinite. Rashu, il piacere è tutto mio. Avanti. È pronto, signor Rainsford? Sì, sono pronto. Mi dispiace, noi abbiamo già finito di cenare, ma ho ordinato qualcosa per lei. Grazie, ma non me la sento di mangiare. Oh, sì, capisco. Beh, forse è più tardi. Senta, che ne direbbe di un buon caffè? E di una molto più piacevole compagnia? È difficile dimenticare il destino dei suoi compagni, lo so, ma la nostra gentile ospite si commuove molto facilmente. Quindi la prego, cerchi di fare buon viso a cattivo gioco e di fingersi allegro, anche se può costarle fatica. Ma certo, è naturale. Grazie. Signorina Troblich, le presento il signor Robert Rainsford, la signorina Eva Troblich. Molto lieta. Piacere. E suo fratello, il signor Martin Troblich. Molto lieto, come va? Piuttosto scosso, immagino, eh? Sì, ma cerco di non pensarci. Noi sappiamo bene come ci si sente. Vero, cara? Sì, proprio così. Forse il signor Rainsford gradirebbe un caffè caldo. Oh, sì, certo. Il signor Rainsford, la prego, sieda là. Ah, oh, grazie. Ivan, portaci del caffè e della vodka. Vodka, un ottimo rimedio. Un sorso la tirerà su più rapidamente di tutto il caffè di Java. Lo deve buttare giù tutto d'un fiato. Ecco, così. Andiamo, Martin. Non vorrai bertelo tutto stasera. Non essere ridicola, sorellina. Noi siamo vittime delle circostanze, come il qui presente signor Rainsford. E se c'è qualcuno che ha il diritto di bere, è proprio la vittima delle circostanze. Non è così, conte? Certo, signore. Vittime di un naufragio anche voi, so ben Sì, la nostra scialuppa è stata l'unica risparmiata. Ero con mio fratello e due marinai. Il conte ci ha trovati sulla spiaggia con solo i vestiti che avevamo addosso. Le boe dello stretto sono state spostate. Nessuno l'ha mai segnalato. Ve lo farò presente io, non appena torneremo nel continente. Vede, il conte ha soltanto una lancia, che è in riparazione. I russi non sono fra i migliori meccanici. Temo che dovrete portare pazienza ancora qualche giorno. Niente in contrario per me. Ho la sensazione di vivere una vita presa in prestito. A proposito di questo, forse ci potrà dire qualcosa di lei, per esempio chi è. Solo approssimativamente, sa? Nascita, matrimonio, perché ha lasciato l'ultimo lavoro. No, 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 un momento, per favore. Il signor Rainsford non ha alcuna necessità di spiegare chi è in casa mia. No? No, le posso solo dire che si tratta di una celebrità. Un momento, non me lo dica. Mi lasci indovinare.
Lo so, l'alzabandiera di Palazzo Reale. Il signore non alza bandiere. Lo so, ha scritto dei libri. Sì, ma solo libri autobiografici. Sapete, se non vado errato, lui è il signor Robert Rainsford, che vive avventurosamente praticando la caccia grossa. Sì, prendo a lei. Sono andato un po' in giro con il fucile. Sono andato un po' in giro col fucile. No, io ho letto i suoi libri. Io leggo tutti i libri sulla caccia. Una papirosa. Grazie. Solamente nei suoi libri ho trovato un ragionevole punto di vista. Che intende dire con ragionevole? Sigaretta? Sì, grazie. Non c'è bisogno di spiegare ciò che non richiede spiegazioni. Dunque, vediamo come l'ha descritto. Cacciare è un po' come un gioco d'azzardo, solo che la posta è molto più alta. Ha esposto perfettamente il nostro caso, signor Rainsford. Allora è un cacciatore anche lei? Noi siamo anime gemelle. La caccia è la mia unica passione. Lui dorme tutto il giorno e va a caccia tutta la notte. E qualche volta Rainsford lo farà fare anche a lei. Sarà un magnifico passatempo per entrambi. Non lo incoraggi. Pensi che è riuscito a coinvolgere a tal punto i nostri due marinai a dare la caccia a flora e fauna che non li vediamo più da 3 giorni. Che cosa si caccia qui? Quando lo saprà, lei lo troverà divertente, lo so. Io do la caccia a una cosa rara. Ho inventato una nuova sensazione. E non si risparmia pur di provarla. Qual è questa sensazione, Conte? Signor Rainsford, Dio ha creato alcuni uomini schiavi. Alcuni li ha creati re e alcuni, mi permetta, li ha creati cacciatori come me. La tua mano è stata creata per premere il grilletto, mi disse mio padre. Lui era ricchissimo, possedeva 250.000 acri in Crimea ed era appassionato di caccia. Riuscivo appena a tenermi in piedi da solo quando mi regalò il primo fucile. Bella idea. La mia vita è stata una gloriosa battuta di caccia. Sarebbe impossibile per me dirvi quanti animali ho ucciso. Ma quando scoppiò la rivoluzione... Oh, attenta! Uggi sto, Dimitri! Oh, mi scusi, mi dispiace. Il conte Zaroff è così interessante che non ho badato al pericolo. Oh, niente di grave. Cosa stava dicendo della rivoluzione, conte? Oh, semplicemente che sono scappato con quasi tutto il mio patrimonio. Ma è chiaro che ho continuato a praticare la caccia in tutto il mondo. È stato in Africa che un bufalo inferocito mi ha ferito qui. Certo, è una brutta cicatrice. Sì, continua a darmi notevoli fastidi di tanto in tanto. Tuttavia, 2 mesi dopo ero diretto verso il Rio delle Amazzoni. Avevo sentito dire che là i giaguari sono particolarmente astuti. No. Non mi sono affatto divertito. Beh, all'epoca le circostanze erano sfavorevoli ovunque. Una notte, mentre ero sdraiato in tenda, un pensiero mi assalì. Un pensiero terribile mi si insinuò nel cervello come un serpente. La caccia, la mia passione, cominciava ad annoiarmi. Questo è un pensiero così insopportabile, Conte? Certamente, mia cara signorina, visto che la caccia è stata una sferza per tutte le altre passioni. Quando ho perso l'amore per la caccia, ho perso l'amore per la vita. Per l'amore in sé. Beh, a quanto pare riesce a sopportarlo bene. Ho addirittura provato a sminuirmi al livello di un selvaggio. Mi sono costruito un'arma da solo, quella che usano i tartari come arco da guerra. Cosa usano i tartari? Arco da guerra tartaro. Ecco, quello lassù. È carino. Fino a un certo giorno ho preferito andare a caccia con quello, ma anche così era troppo noioso. Quello di cui avevo bisogno non era una nuova arma, ma un nuovo animale. Un nuovo animale? Sì, proprio così. E dica, l'ha trovato? Sì. Proprio qui, sulla mia isola, quella che pratico io è la caccia più pericolosa. La caccia più pericolosa? Cioè alla tigre? Alla tigre? Oh, no. Le tigri non hanno altre armi all'infuori degli artigli e le zanne. Laggiù vicino al mare ho sentito una strana bestia ululare. È quella? È tutto inutile, Rainsford. Non glielo vuole dire. Non le farà vedere neanche la stanza dei suoi trofei, finché non sarà pronto per portarla a caccia di non si sa cosa. È un mio segreto. Lo tengo in serbo come sorpresa per i miei ospiti,
in caso di noiose giornate di pioggia. Ascolti, vecchio mio, mi faccia partecipare a questa caccia e le farò vedere io chi sono. Lo sa Rainsford, lui non mi ha mai deluso. Se dice che una cosa è buona. È un intenditore di liquori, un magico intrattenitore, suona il piano e chi più ne ha più ne metta. Ottimo padrone di casa. È grande studioso, eh, Conte? Sì, sì. Allora vuole che io venga a caccia? D'accordo, basta che me lo dica. Siamo amici, faremo una grande festa, ci sbronzeremo e andremo in giro. Un modo di vedere le cose che denota grande civiltà. Ascolti, le faccio un programmino. Quando ritornerò nella mia baita, mi chiami qualche volta, eh? Avremo un'automobile privata, liquori e ragazze per la gita. E le guide faranno in modo che i cervi si comportino bene. Credo che sarebbe meglio cambiare argomento. Va bene, cambiamo argomento. Ah già, ecco, suoni il piano, eh? Se le fa piacere. Ottima idea, suoni il piano. Lasci fare a me, penso io a tutto. Forse il conte non ha voglia di suonare. Sei sempre la solita, come una doccia fredda. Lasciami in pace, lo so dove sta il piano. Sono perfettamente sobrio. Che incantevole semplicità. Denota grande civiltà, ha detto lei. Parla di vino e di donne come se fossero un preludio alla caccia. Noi sappiamo bene che innanzitutto viene la caccia e che solo dopo l'uomo si dà i bagordi. Sembra un po' come un aperitivo prima di colazione. Proprio così. Conosce il detto dei capotribù ugandesi? Da prima la caccia al nemico, poi alle donne. Beh, questo è un pensiero comune a molti. È un istinto naturale. Che cos'è una donna? Si trascurano anche donne come lei quando il sangue ribolle dalla frenesia di uccidere. Che ne dice? Beh, non saprei. Beh, non saprei. Voi americani, una passione si deve basare sull'altra. Uccidi! E poi ama. Quando si è consapevoli di questo, si può conoscere l'estasi. Oh, Martin! Conte Konstantin Zaroff, re della tastiera e re indiscutibile di quest'isola. Venga, Conte, si esibisca, prego. Cosa preferisce che suoni? Oh, qualsiasi bel motivetto, ma niente di intellettuale come ieri sera. Solo un bel motivetto, capito? Ho capito. Bene. Sono cani da caccia. Abbassi il tono di voce e ascolti. Non è vero che la lancia deve essere riparata. L'ho sentita partire stanotte e tornare stamattina. Pensa che voglia tenervi qui con lui? Sì. Beh, probabilmente gli piace la compagnia di due persone affascinanti. Solo due? Una settimana fa eravamo in quattro. Gli altri due ora sono scomparsi. Scomparsi? Come? Una sera, dopo cena, il conte ha portato uno dei due marinai a vedere la stanza dei trofei. Laggiù, alla fine di quei gradini di pietra. Quella porta di ferro? Sì. Due sere dopo ci ha portato l'altro. Da allora non si sono più visti. Gli avete chiesto di loro? Dice che sono andati a caccia. Oh, attenzione, ci sta guardando. Sorride come se avessi detto qualcosa di spiritoso. Forse ha solo troppa immaginazione. Non adesso. Applauda. Che fenomeno. Grazie. Cosa l'avevo detto? È magnifico con quei tassi. È stato magnifico. Continui, per favore. Non è il caso. Non ho saputo monopolizzare l'attenzione dei presenti. Beh, sa, credo che per il signor Rainsford sia difficile concentrarsi su qualsiasi cosa dopo quello che è passato. Oh, mia cara signorina, lei sta perorando la sua causa. Non è un segreto per me il languore dei suoi meravigliosi occhi. Chiedo scusa. Provandeo un daver. Sa, è più severo di un'istitutrice familiare. Ogni sera ci spedisce a letto come bambini cattivi. Oh no, mia cara, no. Bambini affascinanti. Su, adesso sorellina, fila subito di sopra e lascia in pace noi adulti che dobbiamo parlare. Ah, beh, se le cose stanno così, devo proprio togliere il disturbo. Buonanotte, signor Rainsford. Buonanotte, ci vediamo a colazione. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, sorellina. Noi due non ci vedremo a colazione.
Oh, santo cielo, signor Rainsford, sono davvero imperdonabile. Avrà sicuramente bisogno di dormire anche lei. Sì, in realtà sono piuttosto stanco. La faccio accompagnare in camera sua da Ivan. Odvidi, Ivo, cogni tu come tu. Oh, Martin, mi raccomando, vai a letto presto. Sta tranquilla, il conte vigilerà su di me, sorellina. Penso io a suo fratello. Beh, buonanotte. Buonanotte, signore. Sogni d'oro. Beh, alla nostra salute. Alla nostra salute. Mi dica, signor Troblich, si sente un po' stanco anche lei? Stanco? Io? Ah, lo sa che non lo sono mai. Sa, Rainsford, noi due siamo molto simili. In piedi di notte e a letto tutto il giorno. Beh, buonanotte. Allora, cosa vogliamo fare, eh? Perché l'ho fatto venire? Ho pensato che probabilmente questa sera le farebbe piacere vedere la stanza dei miei trofei. La stanza dei suoi trofei? Sono sicuro che lei la troverà molto, molto interessante. Accidenti, questa sì che è un'ottima idea. Adesso siamo amici. Niente più segreti d'ora in poi, eh? Staremo svegli tutta la notte. Spero proprio di sì, signor Troblich. Lei e io da soli, amico mio. Ci divertiamo insieme, eh? Esattamente, sì. Ci divertiamo insieme. Ah, furbacchione di un conte. Che simpaticone, ragazzi. Mi lasci entrare, la prego. Mi dispiace disturbarla, ma ho paura. Per via dei cani? Mio fratello. Sono stata in ascolto per ore, ma non è salito. Sono appena stata in camera sua. Lì non c'è. Probabilmente è in giro con il conte. È proprio di questo che ho paura. Il conte Zaroff sta progettando qualcosa riguardo a me e mio fratello. Crede che sia successo qualcosa a suo fratello? Oh, non lo so, ma dobbiamo trovarlo. La prego, mi aiuti. Oh, certo che la voglio aiutare. Dove pensa che sia andato? Dove sono andati gli altri? Nella stanza dei trofei. Ci vediamo giù tra 5 minuti. Grazie. Strano, non è chiusa a chiave. Zaroff sta venendo qui.
Venga, presto. Là Ievo, nasce amico. Dov'è mio fratello? Signorina Troplich! Dov'è mio fratello? Lei l'ha ucciso. Portala via. No! No! Andiamo, andiamo, mio caro signor Rainsford. Non voglio trattarla come gli altri ospiti. Noi due siamo grandi cacciatori. Quindi sarebbe questa la sua caccia più pericolosa? Sì. Beh, mio caro collega, avevo intenzione di dirglielo, ma sa, la signorina Troplich... L'ha ucciso come un animale! Lo so bene cosa pensa, ma si sbaglia. Era ubriaco e non avevo cattive intenzioni quando l'ho portato fuori, ma un paio d'ore legato qui dentro l'hanno fatto rinsavire, purtroppo. Lei è un pazzo furioso! Sì, sì, sì. La farò uscire di qui. Ma quando avremo finito? Quell'idiota ha cercato di fuggire nella nebbia attraverso il bacino paludoso. Vede, quando all'inizio ho cominciato a rifornire l'isola, molti ospiti pensavano che fosse uno scherzo. Allora ho creato questa stanza dei trofei. Li porto sempre qui prima di andare a caccia. Un'oretta con questi miei trofei e di solito fanno del loro meglio per starmi lontano. Dove ha preso quei poveri diavoli? La provvidenza ha generosamente circondato la mia isola di scogliere pericolose. Ma le boe luminose segnalano lo stretto. Non sempre lo segnalano correttamente. Le ha spostate lei. Giusto, ha colto nel segno. Peccato che il suo Panfilo ne abbia risentito. Ma questo almeno ha unito i nostri destini. Prende chi salva dai naufragi che ha provocato e li porta a caccia con sé. Li tengo nella massima considerazione. Ottimo cibo, ottime bevande. Qualsiasi cosa per tenerli in splendida forma. Per poi sparargli a sangue freddo. Oh, no. Beh sì, con questo rompiscatole l'ho fatto. Ma di solito do loro vestiti da caccia, un coltello e un'intera giornata di vantaggio. Aspetto anche fino a mezzanotte affinché prendano confidenza con il buio. E se qualcuno mi sfugge fino al sorgere del sole, ha vinto il gioco. E se qualcuno si rifiuta di venire a caccia? Ivan è un vero artista con questo aggeggio. Immancabilmente, signor Rainsford, immancabilmente scelgono di venire a caccia. E quando vincono? Io non ho mai perso fino ad oggi. Oh, riterrà che vale la pena giocare questo gioco. Quando arriverà un'altra imbarcazione ci saranno nuove prede per entrambi. Lei è un malato di mente, io sono un cacciatore, non sono un assassino. Avanti, Rainsford. Dica che verrà a caccia con me. A caccia di uomini. Dica che verrà a caccia con me. No? Cosa crede che io sia? Temo che lei non osi seguire le sue convinzioni fino alla loro logica conclusione. Ma ho paura che in questa circostanza, signor Rainsford, le dovrà seguire per forza. Cosa intende dire? Non aspetterò la prossima imbarcazione. Sono le 4. Il sole è appena sotto. Astogniki Areshniki! Andiamo, signor Rainsford. Non c'è tempo da perdere.
Dimitri! Nikis! Ecco la sua amica Lama, signor Rainsford. Bob! Bob! Ivan! Bob! Che cosa vogliono fare? Vogliono darmi la caccia. Oh no, no, signorina Troblich. Una partita a scacchi. Il suo ingegno contro il mio. La sua conoscenza della foresta contro la mia. E il premio. Il premio? Rammenta, Rainsford, quello che ho detto ieri sera? Soltanto dopo aver ucciso, un uomo può conoscere la meravigliosa estasi dell'amore. Supponiamo che perda lei. Nel caso io non la trovassi, diciamo, fra la mezzanotte di oggi e l'alba di domani, sarete liberi tutti e due. Io vengo con te. No, ucciderebbe anche te. Per chi mi prende? Non ho mai ucciso un animale femmina io. Se lei perdesse, potrei facilmente catturarla viva. D'accordo, allora la porto con me. Stavolta la vittoria non le arriverà. Ritengo giusto metterla in guardia riguardo al bacino paludoso. Una partita a scacchi, signor Rainsford. Stai tranquilla, Eva. Ce la faremo, vedrai. Nessuno ce l'ha fatta. Ma noi sì. Coraggio, andiamo. Credo di non aver mai camminato tanto. Sì. Ma in 3 ore in questa giungla non si va lontano. Rimettiamoci in cammino. Andiamo. Superato questo tratto, c'è una facile discesa. Poi sarà meno rischioso. Mi meraviglia che si senta così sicuro. Da quest'isola non è possibile scappare. Oh, Bob! Coraggio, su. Che cosa facciamo? Non siamo sopravvissuti al naufragio per permettere a un pazzo di tormentarci. Non sarei dovuta venire con te. Potresti farcela se fossi da solo. Da solo? Avendoti lasciata a quel selvaggio? Neanche a parlarne. Ora dobbiamo pensare a qualcosa per batterlo. Ma non abbiamo nessun'arma per ucciderlo. Si può trovare di tutto nella giungla. Sì, vedi quell'albero laggiù? Quello che abbiamo appena superato? Sì. Vieni, ti faccio vedere una cosa. Vedi? Se tagliassi questo ramo di sostegno, quest'albero diventerebbe una perfetta trappola malese. Una trappola malese? Che cos'è? Un'ingegnosa trappola mortale che usano gli indigeni. Bloccherebbe quel pazzo, capisci? Il guaio è che ci vogliono ore per farla. Ha detto che ci dà tempo fino a mezzanotte. È vero. Forse se mi aiuti faremo in tempo. Andiamo a cercare dei rampicanti. Ecco, è quasi pronta. Il tuo bracciale è un'ottima guida per la mia cravatta. Spero che adesso non te ne serva un altro. Attenta! Se tocchi questo ramo ti cadrà un albero di 2 tonnellate addosso. Speriamo di farcela. Funzionerà davvero? Non c'è anima viva che sia scampata a questo finora. Guarda qua.
Sfiorando quel ramo, si fa pressione su una corda. E quando quella si spezza, niente impedisce al tronco di cadere giù. Si schianterà schiacciando tutto ciò che trova. Guarda. Siamo pronti. Lasciamo che venga. Dammi il coltello. Venga fuori, Rainsford! Perché farla lunga? Non sono distrutto dall'emozione. Non se ne accorgerà neanche. Ma non crederà sul serio che una persona che ha dato la caccia ai leopardi possa cadere in quel trabocchetto. Oh, molto bene. Se vuole giocare a fare il leopardo, le darò la caccia come se lei fosse un leopardo. Se n'è andato. Sta giocando come un gatto col topo. Cosa vuoi dire? Ha detto che mi darà la caccia come a un leopardo. Questo significa che è andato a prendere il fucile. Il fucile? Oh, Bobo, dobbiamo andarcene da qui. Presto, vieni via! Eva, aspetta! Aspetta! Quella deve essere la Baia Paludosa. Baia Paludosa? La palude dove ha catturato gli altri. Non c'è possibilità di venire fuori da lì. Ma non c'è un altro posto dove andare. È su questo che fa affidamento. Mancano 2 ore all'alba. Dobbiamo usare il cervello invece delle gambe. Ma lui avrà il fucile. E noi abbiamo un trabocchetto naturale, guarda. Mi dà le vertigini. Salto di là. Quando il conte Zaroff sarà caduto laggiù, avrà finito di andare a caccia. Presto, mettiamo insieme un po' di canne di erba. Thank you.
Sì. Molto bene, Rainsford. Molto bene davvero. Non ha ancora vinto, però. Dia un'occhiata all'orologio. Gliel'ha data? Manca mezz'ora al sorgere del sole. Palude o non palude, non dobbiamo farci prendere. Sta dicendo senza dubbio che le probabilità sono contro di me. Ha reso il mio fucile un'arma inutile, nascondendosi fra quella fitta nebbia. Non può biasimarmi se supero l'ostacolo. Adesso so come si sentono gli animali braccati.
Ahmed, la signorina Troblich, portala subito qui. Fa presto. Mio caro Rainsford, devo congratularmi con lei. È riuscito a battermi. Non ancora. Oh, questo è evidente, non c'è che dire. Oh, ma lei... Non è neanche ferito. No, mi dispiace per lei. Ha colpito il cane, non me. Un ottimo espediente, Rainsford. Accetto serenamente la sconfitta. Con questa chiave sarete liberi. C'è una porta nella stanza dei trofei. Lei e la signorina Troblich potete andarvene. No! Impossibile.